c'era una di queste bambine, mi chiamava mamma, perché me l'avevano portata di notte, trovata su un cofano di una macchina, di 2 anni neanche, qui della zona di via 25 Aprile, e me la so portata con me, l'ho cresciuta. Poi sono riuscita a darla in adozione a una famiglia molto in gamba, perché... E quindi per lei ero la mamma, non c'aveva altri. Così come per tante altre di queste creature che sono cresciute qua dentro. E oggi è lo stesso, oggi faccio la nonna con queste qui. Allora mi vengono a chiedere il cioccolatino, stamattina uno voleva biscotti buoni. Sono disponibile perché credo che non sia viziarle, ma sia fargli sentire che ci siamo con loro. Era la mamma di tutti, era l'accoglienza fatta persona. Il Covid si è portato via anche lei. Suor Rosalba Sacchi, madre di Caritas e Casa Tevenin, se n'è andata per gravi complicazioni causate dal Covid. Negli ultimi 2 anni aveva scelto di ritirarsi in una casa di riposo a Roma, dove in queste ultime ore si è spenta all'età di 84 anni. Con il suo carisma, ha sottolineato Sandro Sarri, il presidente di Casa Tevenin, che accoglie ragazze madri, è stata per anni il motore della carità. Non ho mai conosciuto una persona con lo stesso immenso amore verso il prossimo. È stata una donna straordinaria che con la sua forza ha contribuito alla crescita di quelli che sono stati i suoi 2 gioielli, Caritas e Tevenin. Che significa creare una casa dove abita una famiglia e creare quindi le condizioni di vita familiare per quelle persone che vengono ospitate qua dentro. La chiesa diocesana di Arezzo, dice l'arcivescovo Riccardo Fontana, affida al Signore l'anima benedetta di Suor Rosalba Sacchi, che ha raggiunto la Gerusalemme del cielo. Mentre chiediamo suffragi per la degna figlia di San Vincenzo de Paoli, che ha speso in mezzo ai poveri del nostro territorio gran parte della sua vita, invochiamo dal Signore il premio eterno per la sua serva fedele, a cui questa diocesi deve gratitudine per il prezioso servizio reso quale direttore della Caritas diocesana dal 1997 al 2010. Parole di cordoglio arrivano anche dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e dal suo vice Lucia Tanti. Ad Arezzo viene a mancare una figura di riferimento, capace di donare a chiunque a cuore aperto, a favore della vita di tante persone che anche in città vivono una realtà di indigenza. A nome dell'amministrazione comunale di Casa Tevenin esprimiamo il più sentito cordoglio e rinnoviamo ancora una volta la nostra gratitudine. Quando sono arrivata qui la prima volta, negli anni 70, sono rimasta colpita dal modo di accoglienza delle suore di questa struttura. Tant'è vero che la suora di cucina, lo avrò ripetuto tante volte, una suora anziana, c'aveva intorno tanti ragazzi, sì, ma guardi che come fa tutti questi ragazzi? È casa loro questa, quindi c'è spazio per tutti.